Oggi siamo qua per parlare di tutela delle donne vittime di violenza nella famiglia e nei luoghi di lavoro. È un inizio di un percorso che proviamo a fare insieme ad una serie di soggetti. È un percorso che ci porterà a fare anche dei corsi di aggiornamento per avvocati, perché c'è sempre più bisogno di parlarne, di diffondere quelle che sono queste tematiche, e non solo il 25 novembre, c'è bisogno di parlarne ogni giorno, e noi proviamo a farlo oggi, così come proveremo a farlo domani e negli altri giorni. Cercheremo soluzioni, perché spesso i provvedimenti non sempre sono adatti alle problematiche. Cercheremo di capire i casi di violenze sui luoghi di lavoro, come poter gestire questi casi di violenza sul lavoro, visto che il compito della consigliera è proprio quello. E proveremo a farlo insieme a tante altre persone, in un percorso virtuoso che porta la società civile a discutere e a continuare a discutere di questi temi. Abbiamo accolto con molto piacere l'invito della dottoressa Bonfiglio, consigliere di pari opportunità della città metropolitana di Napoli, per collaborare e fornire il nostro contributo su questo tema, ahimè, molto attuale della lotta contro la violenza femminile, insomma, sia nell'ambiente di lavoro che soprattutto nell'ambiente domestico, che purtroppo è il luogo tipico dove si manifestano nella maggior parte dei casi appunto la violenza sulle donne, sia fisica ma soprattutto psicologica. Quindi ci auguriamo che questa collaborazione vada avanti e sia proficua, insomma, sia per le istituzioni che per noi associazioni di avvocati, giuriste, insomma, notai, magistrati e in materie giuridiche.